Coldiretti contro lo spreco alimentare ed il rispetto del mondo agricolo e degli allevamenti. Anche il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, è intervenuto al convegno organizzato dalla Granarolo a Roma. Attenzione a ciò che si mangia, spese oculate, rispetto delle filiere agroalimentari, approccio ecosostenibile all'agricoltura e messa al bando degli allevamenti intensivi per migliorare la qualità dei prodotti e delle filiere ed offrire al consumatore qualità e freschezza senza sprechi, puntando anche al chilometro zero per abbattere l'inquinamento. Presidente Prandini, la Coldiretti sta lavorando tanto nella sostenibilità, ma c'è da fare tanto, ancora. C'è molto da fare, però partiamo sicuramente da una posizione di vantaggio rispetto alla media europea. Basti pensare che per quanto riguarda l'elemento sulle emissioni in atmosfera siamo il paese maggiormente sostenibile, meno 46% rispetto alla media appunto dal contesto europeo, e di fronte a questo però non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare a lavorare creando le condizioni per le quali anche l'utilizzo delle energie rinnovabili sia sempre maggiormente diffuso, utilizzando sottoprodotti e non materie prime, ma ancor di più nel lavoro che possiamo fare all'interno dei nostri allevamenti. I nostri allevamenti devono diventare sempre più sostenibili, puntando sempre di più al benessere animale, ma soprattutto facendo anche un lavoro sulla qualità delle fasi di allevamento che ci porterà a ridurre ulteriormente l'utilizzo di antibiotici. Anche sotto questo punto di vista, facendo un passaggio legato alla verità del dato sull'utilizzo dell'antibiotico, noi abbiamo già delle filiere che nell'arco di 3 anni hanno diminuito dell'80% l'utilizzo stesso di farmaci. Contestualmente, purtroppo, non in tutti i paesi a livello europeo abbiamo, diciamo così, una raccolta corretta dei dati legato appunto all'utilizzo dei farmaci. Di fronte a questo ci sarà molto da dover fare. Di fronte a tutto questo, Coldiretti è sicuramente impegnata nel guidare le proprie imprese rispetto a quelle che sono le sfide del futuro.